generali. Oggi presentiamo un atto particolarmente importante che riguarda lo sviluppo urbanistico nella nostra regione. Voglio fare semplicemente una battuta su questo. Abbiamo assistito a 3 giorni di consiglio regionale dove le opposizioni ci hanno contestato continuamente con decine e decine di emendamenti e decine di continue ripetizioni sul fatto che la nostra legge sicuramente sarebbe stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e conseguentemente non saremmo mai riusciti a fare l'accordo col Ministero della Cultura per quel che riguarda il proseguo del piano casa. Bene, la legge urbanistica della Regione Marche non solo non è stata impugnata dal livello ministeriale dal governo ed è quindi attuata, ma la settimana scorsa abbiamo anche firmato l'accordo col Ministero della Cultura che consente alla Regione Marche, unica regione in Italia insieme all'Emilia Romagna, di poter proseguire anche con l'attuazione dei piani casa, con alcune limitazioni, essendo quindi una deroga, perché tutto andrà in funzione quando i comuni, in funzione al 100%, il piano casa andranno quando i comuni approveranno i nuovi piani urbanistici comunali, i FUG. Fino a quel momento la deroga consentirà comunque di poter andare a portare avanti le attività legate al piano casa su tutte le parti dei territori, tranne i centri storici, non più con un ampliamento come fino ad oggi previsto, fino allo scorso anno previsto del 40%, ma per un ampliamento possibile fino al 20%, perché appunto essendo una norma transitoria andrà a regime quando i comuni poi porteranno avanti i loro nuovi piani urbanistici. Quindi questa è una grande occasione e proseguo di sviluppo per la nostra regione, che solo grazie all'attuazione della nuova legge urbanistica può essere consentito, altrimenti i piani casa sarebbero già scaduti da 2 anni anche nella Regione Marche, così come sono scaduti in tutte le altre regioni d'Italia. È stato